matrimonio, cioè, è poter dire sì ancora, ancora oggi ti accolgo, ancora oggi ti amo, ancora oggi ti scelgo, sì, di nuovo, ancora. Sono tantissimi anni che stanno insieme. Mi ricordo solo che noi sbirciavamo dalla finestra del bagno per vedere chi l'accompagnava quando era piccola e vedevamo Emanuele con la sua macchina, ecco, io e mia sorella sbirciavamo dalla finestra. E poi niente, piano piano quest'amore è nato. Io Giada accolgo te Emanuele. Come mio sposo. Con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e adorarti tutti i giorni della mia vita. Sì, dice che il matrimonio è un grande viaggio, insomma, questo danese. Dice, siccome Emanuele c'ha paura di viaggiare, c'ha paura degli aerei, e quindi gli dico, insomma, di non aver paura, poi alla fine sarà una grande scoperta, no? Perché lui diceva che il matrimonio sarà una delle più importanti scoperte che l'uomo può fare, è un grande viaggio, quindi gli auguro di fare buon viaggio. Thank you.